spirito di questa serata. Prima di tutto un grazie a tutti voi per essere qui in questa serata organizzata per celebrare il Santo Natale che si avvicina e anche per dare un segnale concreto di questo cammino di unità pastorale che la nostra città ha avviato recentemente, un cammino nel quale cerchiamo di unire le forze a livello cittadino, fare tesoro delle esperienze di ogni comunità e cercare di rendere visibile e concreta questa unione che deve caratterizzarci tutti e che non può che essere una ricchezza per la nostra città. E direi che è anche più attuale in un momento in cui anche a livello mondiale la nostra umanità sta vivendo degli eventi veramente drammatici che rendono secondo noi ancora più indispensabile rappresentare questa unione nella nostra fede e nella nostra preghiera. Il canto è un elemento che può rappresentare questa unione, trasmette un messaggio di unione. Tutti i coristi qui presenti lo sanno, nel canto non ci sono distinzioni di età, non ci sono distinzioni di ruolo, siamo tutti sullo stesso piano e cerchiamo di lavorare insieme per ottenere un risultato piacevole, un risultato bello, no? Quindi è veramente uno sforzo di tutti che si trasforma in preghiera, no? Sappiamo che Sant'Agostino diceva chi canta prega due volte, quindi vogliamo anche trasformare in preghiera le invocazioni che questa sera sentiremo di vario genere, perché poi ogni coro presenterà i canti che sono del proprio repertorio, nelle proprie corde, con il proprio stile, come tutti però con lo stesso comune denominatore, ovviamente, che è il Natale. Allora, faccio una raccomandazione, prima di tutto ai coristi, chiedendo a tutti di agevolare al massimo i movimenti durante la serata, siamo in tanti, sarà complicato entrare, uscire, muoversi, quindi cerchiamo di farlo in modo ordinato e cercando di essere tutti attenti, no, a questi momenti. E ovviamente chiedo a voi che siete venuti ad ascoltarci di avere un po' di pazienza, perché questi spostamenti magari richiederanno un po' di tempo. Allora, i cori che si esibiranno questa sera rappresentano un po' tutte le realtà musicali che operano nelle nostre parrocchie di Merignano, quindi abbiamo cori che provengono dalla chiesa di San Giovanni Battista, San Gaetano, Santa Maria del Carmine, ai quali si aggiunge con grande piacere il coro del CAI, che è una realtà molto prestigiosa della nostra città e che ci ha rappresentato anche all'estero, quindi siamo molto contenti che abbiano accettato questo invito. Allora, siamo in tanti, c'è tanta cosa da sentire, quindi non vi faccio perdere altro tempo e chiedo alle piccole note di cominciare a prepararsi. Allora, visto che siamo nella chiesa di San Gaetano, abbiamo deciso noi come comunità parrocchiale di San Gaetano di rompere il ghiaccio, quindi i primi cori che si esibiranno sono poi i padroni di casa e lo fanno per dare a tutti voi un benvenuto e un ben trovato qui con noi. E il primo coro che si esibisce è il coro delle piccole note, è un coro nato nel 1994, ovviamente non con questi bambini, dalla volontà di due giovani parrocchiani che hanno messo un po' in gioco le loro doti, la loro passione per il canto, a favore dei bimbi. Ovviamente si sono avvicendate persone, si sono avvicendati i bambini, i volti sono cambiati, ma l'entusiasmo e lo spirito è rimasto immutato. L'idea che guida il coro è quella di dare importanza al canto nella celebrazione eucaristica e pensare che anche dei bambini, nella loro semplicità, possono contribuire a migliorare le celebrazioni e aiutare tutti noi a pregare meglio con il canto. Ma come siete stati bravi, siete già a posto, non ci credo. Li ascoltiamo molto volentieri, abbiamo qui anche i piccoli solisti, al microfono ci penso io ad aiutarvi. Un bel applauso di incoraggiamento.
pian pianino, poi li rivedremo i bambini delle piccole.